Amici di tecnologici.net, benvenuti in questo video. Oggi parliamo di TV e in particolare voglio parlarvi della tecnologia OLED, che offre tantissimi vantaggi rispetto alle tradizionali TV a LED. Una maggiore profondità di neri anzitutto, ma non solo, anche un maggiore angolo di visione, una perfetta uniformità di colore e minori effetti di motion blur. Attualmente LG è l'unico produttore di TV OLED sul mercato, dopo che concorrenti come Samsung e Sony hanno virato verso tecnologie alternative. Il modello che vediamo oggi è il top di gamma della gamma LG del 2016, l'ottimo OLED 65 e 6V. Si tratta di una TV con uno schermo enorme da 65 pollici, piatto, per tutti quelli che, come me, preferiscono uno schermo piatto ad una TV curva e che supporta il 3D. Il design della TV è impeccabile. Guardandolo di profilo, lo spessore del pannello è inferiore a 3 mm, ad esclusione ovviamente della parte bassa che ospita l'alimentazione e la scheda di controllo. Esteticamente è molto piacevole a vedersi. Il retro è arricchito da un piacevole pattern geometrico, il che implica che potete lasciare il retro a vista, senza compromettere l'estetica complessiva dell'ambiente. L'unica pecca forse è la colorazione chiara della soundbar, che avrei preferito fosse nera per risaltare meno agli occhi rispetto al pannello. Per quanto riguarda le connessioni, sul lato troviamo tre porte USB, due USB 2.0 e una 3.0 e quattro porte HDMI 2.0, con supporto all'Ultra HD 4K, HDR e HDCP 2.2. Non manca l'uscita digitale ottica e c'è anche un jack per le cuffie. Ma parliamo ora di quello che in una TV OLED fa realmente la differenza, ovvero la qualità delle immagini. L'angolo di visione è elevatissimo, merito della tecnologia OLED, appunto. Anche guardando lo schermo d'angolazioni normalmente proibitive, non ho percepito alcuna perdita nei contrasti e nei livelli di saturazione. Assente qualsiasi effetto di motion blur, inoltre, ovvero quell'effetto di sfocatura dell'immagine dovuto alla scia o traccia di movimento, visibile soprattutto nelle TV a LED, purtroppo anche in alcuni modelli più costosi. Questo implica che anche guardando le scene più movimentate, come ad esempio una partita di calcio in TV, i movimenti risultano estremamente naturali, simulando quanto percepito dall'occhio umano nella realtà. La riproduzione Blu-ray è impeccabile. Accanto ai già citati vantaggi, in termini di livelli di nero e di contrasti, non ho riscontrato alcun effetto judder. Con quest'ultimo termine si indica lo sfarfallio presente con i film a 24 fotogrammi al secondo, come Blu-ray appunto, e deriva dalla discrepanza con le frequenze di aggiornamento della TV. Inoltre posso dirvi che il pannello è molto molto luminoso. A conferma di questo, vi ricordiamo che la serie E6V, quella che vi stiamo facendo vedere oggi appunto, è l'unica ad aver ricevuto la certificazione Ultra HD Premium, che garantisce una luminosità superiore a 540 nit, segno che la tecnologia OLED sta compiendo degli ottimi passi in avanti, superando alcune pecche come quella del livello massimo di luminosità. LG OLED 65 E6V, e più in generale la serie E6, è tra le migliori TV OLED per il gaming, grazie a un valore di input lag piuttosto basso. Abbiamo parlato in un articolo dedicato dell'input lag nelle TV, ma qui è sufficiente sapere che si tratta del ritardo tra l'invio del comando e la visualizzazione sullo schermo della TV. Purtroppo non ho la strumentazione adatta, come un input lag tester, per misurare il valore esatto, motivo per cui la mia valutazione è da intendersi puramente qualitativa. Ho fatto però qualche ricerca specifica e il valore misurato da alcuni siti specializzati è stato inferiore a 40 millisecondi. Ho provato a giocare sia con la PlayStation 4, con giochi come FIFA 17 o GTA 5, che con la Nintendo Switch, con giochi come Zelda o LEGO City Undercover, e in entrambi i casi l'esperienza di gioco è stata impeccabile, complice anche la visione immersiva di uno schermo da 65 pollici. La serie E6, come già anticipato, supporta sia l'HDR10 che il Dolby Vision. L'HDR è un aspetto sempre più importante anche nelle TV e permette di incrementare la gamma cromatica per enfatizzare luci e ombre, così come le percepiamo nella realtà. Qui è difficile fare valutazioni precise senza ricorrere all'uso degli strumenti, che però non abbiamo a disposizione. Sappiate però che tra i requisiti della certificazione Ultra HD Premium, di cui è dotato anche OLED 65 e 6V, c'è la copertura superiore al 90% dello spazio colore DCI-P3, standard sviluppato per il cinema digitale. L'interfaccia webOS, giunta alla versione 3.0, è molto intuitiva ed è facile navigare tra le varie voci del menu con il telecomando puntatore. Ci ho messo pochissimo infatti a prendere confidenza con il telecomando per utilizzarlo come mouse wireless. Su webOS ci sono tutte le app più utilizzate come Premium Play, Infinity, Chili, TeamVision, Netflix e YouTube.
Il punto debole del TV moderne, anche quelle più costose, è solitamente il comparto sonoro. Non è questo il caso della SIV, che può vantare invece un'ottima soundbar firmata Harman Kardon. Questo vi consente di avere da subito una TV pronta all'uso, senza dover mettere in conto l'acquisto di una soundbar o di un diffusore esterno. Chiaramente se siete degli audiofili, un diffusore esterno è d'obbligo, o se vi aspettate un suono cristallino, accentuato da una notevole potenza dei bassi, rimarrete probabilmente delusi. Ma se l'obiettivo è quello di un utilizzo casalingo, senza particolari pretese, allora il sonoro è ampiamente sopra le aspettative. Che dirvi ragazzi, provare per quasi un mese una TV OLED da 65 pollici è stata un'esperienza sbalorditiva e sarà molto dura dovermene separare. L'unica nota dolente, come prevedibile, è il prezzo. 4.999 euro è il prezzo di listino. Online l'ho trovato anche a 3.700 euro. Ma una cosa è certa, se avessi un budget simile da spendere per una TV, sceglierei senza dubbio una TV OLED. E la serie S6V è veramente la TV dei miei sogni. Ha uno schermo piatto, porta con sé un'eccellente qualità visiva e soprattutto è perfetta tanto per i film quanto per il gaming. Non dimenticatevi di mettere like al video e fateci sapere cosa ne pensate delle TV OLED attraverso i commenti.